Buongiorno, buongiorno, bentrovati alla seconda puntata del caffè di fabioambrosi.it. Ormai abbiamo deciso di chiamare questa rubrica così. Prima di tutto devo ringraziarvi perché ieri, siete stati tanti a seguire questa nuova rubrica che va in onda ogni mattina alle 8 su questo canale YouTube. Quindi grazie, grazie, grazie. È importante il vostro supporto per permettermi di andare avanti. Quindi ecco, grazie. Oggi parliamo di una cosa bella, ok? Quindi lasciamo da parte gli hacker, che è quello di cui abbiamo parlato ieri. Oggi parliamo di qualcosa di sicuramente molto più bello. Avete presente René Ferretti? E se vi dicessi Stanis La Rochelle? Se vi dicessi Biascica? Avete capito? Sì, avete capito. Sto parlando di Boris, la fuoriserie italiana. Perché ne stiamo parlando? Perché finalmente qualche tempo fa, qualche settimana fa, è uscita ufficialmente la data della quarta stagione. Da tantissimo tempo si parla di un possibile ritorno degli Occhi del Cuore. Dopo la morte di Mattia Torre nel 2019 tutto sembrava totalmente arenato, impossibile. Invece no, hanno girato una quarta stagione, molti di voi sicuramente lo sapranno già se sono fan della serie, e qualche settimana fa è uscita finalmente la data diciamo di lancio dei nuovi episodi. Il prossimo 26 ottobre 2022. Quindi prendete il calendario, fate un bel cerchietto rosso se vi appassiona questa fantastica serie Made in Italy, perché sicuramente tocca incrociare le dita, perché in realtà una quarta stagione di qualcosa che già ha avuto moltissimo successo nel corso degli anni è rischiosissima. Però siamo tutti molto molto fiduciosi. Che cosa sappiamo della nuova stagione di Boris? Beh, sappiamo intanto che tutto il cast è stato confermato, quindi rivedremo appunto Francesco Pannofino, alias René Ferretti, rivedremo lo stagista, rivedremo Caterina Guzzanti interpretare ancora una volta e vestire ancora una volta i panni di Arianna. Ci sarà Guzzanti. Quindi diciamo il cast che abbiamo imparato a conoscere nelle prime tre stagioni di Boris, tutto confermato, e ci saranno anche delle new entry, nuovi attori che interpreteranno e vestiranno i panni degli influencer. Perché? Qual è la novità di questa quarta stagione, almeno a quanto si apprende? È che la storia della troupe degli Occhi del Cuore, o meglio, che la troupe degli Occhi del Cuore dovrà fare i conti con l'arrivo delle piattaforme come Netflix, come Amazon e soprattutto con i social network. Quindi vedremo il regista René Ferretti e tutta la sua troupe fare i conti con questo nuovo modo di produrre film e produrre serie televisive soprattutto. Saranno 6 puntate da 30 minuti che usciranno dal... Non ho capito se tutte insieme il 26 ottobre o una alla volta, una settimana. Dove? Perché questo non l'abbiamo detto. Usciranno su Disney Plus. Ecco, inizialmente negli anni 2000, fine anni 2000, le prime tre stagioni degli Occhi del Cuore, no, di Boris, sono uscite su Sky, erano prodotte appunto anche da Sky, comunque erano mandate in onda su Sky, e adesso invece tutto si sposta su Disney Plus. Quindi se siete avanti di questa fantastica serie, l'appuntamento, lo ripeto, è per il 26 ottobre. Se non avete idea di cosa sto parlando, non vi preoccupate. Se avete Disney Plus, cercate Boris e recuperate subito le prime tre stagioni. E altrimenti niente, ci vediamo domani per una nuova puntata del caffè di fabioambrosi.it con altre notizie diciamo curiose o comunque che interessano a noi. Se non vi siete ancora registrati a questo canale YouTube, fatelo, mettete un like, commentate, condividete questo video e cercatemi anche su Instagram. Sono Fabio Ambrosi, Ambrosi Fabio in realtà su Instagram, e cercatemi su Facebook. Teniamoci in contatto, grazie. Buona giornata, spero vi siate svegliati, l'appuntamento è per domani mattina, sempre alle 8, qui su YouTube. Ciao!